Infatti è vero che la chiamavano Azzurrina la bambina, però mai nessuno ha saputo che si chiamasse davvero. No, la storia è vera, ha ragione. No, 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 Azzurrina fa parte di un castello e di un castello che non ricordo adesso la zona di Azzurrina. Se no, Azzurrina è stuardo, è molto bello. Tutti gli albini li dipingevano. Ecco, quindi dipingevano questi capelli qua e praticamente col riflesso della luna la sera, quando sta bianco usciva, gli venivano i capelli di colore turchese, no, Azzurrina. Quindi la chiamavano Azzurrina, ma nessuno sapeva come si chiamava realmente. Cioè, sta bambina qui, quando aveva l'età di 6-7 anni, ha perso i genitori, ha cominciato a vagare da sola, a vivere da sola in pratica, soltanto da sola. Bene che le persone quando andavano a trovarla, andavano a cercarla nel bosco... Per scappare di perché? Va benissimo. No, perché lui la racconta talmente seria. Eh sì, è una cosa seria, non la posso raccontare. Appena che sta bimba qua, quando era nel bosco, guardate come ride, porca miseria. E i ragazzi andavano a cercare, le persone andavano a cercare, non si possiamo mai trovare, di fatto, no? Una volta, una famiglia, conoscenze, le nostre conoscenze tra l'altro, hanno trovato questa bambina qua, hanno cercato di chiamarsi, cercato di comunicare insieme a lei. Ma lei parlava? Sì, però nessuno sapeva come si chiamava di fatto, perché è sempre stata nascosta, è sempre stata messa con qualche parente tra l'altro, e usciva poco, anche perché aveva questo problema qui, che sai che gli albini di giorno non escono perché hanno un problema con gli occhi, devono mettere degli occhiali perché hanno un problema con la pelle. E niente, in definitiva questi ragazzi lì che l'hanno trovata hanno cercato di... tu sei! E lei era pietra dello scandalo! Hanno cercato di comunicare insieme a sta ragazza, perché sapevano la storia e cercavano di fargli parlare assieme. Nessuno mai è riuscito a parlare, una sera invece è riuscito a trovarla sta ragazza per strada. Come ti chiami? Come ti chiami? Lei scappava via perché aveva paura. Non era abituata a vedere tanta gente. Allora, solo di frequentare questo posto, un bel momento, sta ragazza qua mi ha detto, no, ascolta, come ti chiami? Vieni qua vicino a noi, vieni qua con noi, come ti chiami? Non mi ha fatto scappare. Allora, come ti chiami? Come ti chiami? Porca miseria, così qua, scappava via, loro si chiamano insieme. Nel momento, una sera, sono andati dentro, vicino dove abitava, e gli ha detto, vieni vicino a noi, vieni vicino a noi, Azzurrina, vieni vicino a noi, ma fammi mi chiamo Azzurrina, come ti chiami? Anna! Vai!